stato l'oro nero e il preziosissimo tartufo il protagonista indiscusso della tappa sanminiatese di un'altra estate. L'evento itinerante di Regione Toscana e Tirreno si è dunque concentrato sulla produzione gastronomica locale, con degustazioni organizzate in Piazza Duomo, regalando spazio anche agli artigiani della pelle. Come di consueto, la tappa si è aperta da una passeggiata alla scoperta dei simboli di San Miniato, a partire dalla Rocca Federiciana e poi ancora curiosità sulla zona, che riserva tante idee e spunti di viaggio. San Miniato è una piccola realtà, ma che nasconde tante piccole botteghe dove si può mangiare, assaporare i piatti tipici della tradizione, sia in una versione più formale, quindi con ristoranti di un certo calibro, ma anche un mordi e fuggi. E quindi è una cittadina versatile che si adatta sia a una gioventù vivace, che ha voglia di vivere e quindi che ha poche esigenze, ha però una clientela più selezionata che va a cercare il vino di un certo tipo abbinato a delle pietanze ovviamente notevoli. Tra le degustazioni spazio anche ai Cantucci di Federico, storica bottega del borgo, che si distingue dai tradizionali cantucci anche per il metodo di cottura. Il cantuccio che è nato dai miei avi si differenzia dal panorama degli altri cantucci perché è un vero e proprio miscotto, ovvero sia il sostantivo che è composto ha la prima parte bis, cioè due volte cotto. Questo è l'elemento caratterizzante che poi dà una fragranza diversa rispetto agli altri prodotti. Poi all'interno dello stesso biscotto si trovano delle materie prime come un elemento caratterizzante che è il seme di anice, che dà una leggera sentenza mentolata, fresca e gradevole, la mandorla diavola e un'uvetta, ahimè, viva la globalizzazione australiana. I prodotti del territorio si ritrovano poi anche nei piatti realizzati dagli chef di San Miniato presenti all'evento. Io stasera porto un tortello di pecorino su una crema di ceci biologici e delle cialdine al miele. Quindi sono dei prodotti del territorio, quindi è un piatto un attimino fatto proprio con il pecorino liquido, quindi quando uno lo mette in bocca diventerà liquido, con la dolcezza del cecio e il croccante di questa cialda fatta con sempre del pecorino stagionato e del miele e anche un po' di polline.